In questo video vedremo come effettuare il nostro primo accesso alla piattaforma Google Classroom utilizzando le credenziali inviate a noi dalla scuola. Le credenziali saranno del tipo nome.cognome@itmedi.it. La password va cambiata al nostro primo accesso. È importante questo perché il sistema non ci chiederà il cambio password, ma dovremmo essere noi ad utilizzare la funzionalità dedicata. Allora, aprendo un browser, normalmente troveremo già un account Google, magari il nostro indirizzo email Gmail, attivo. Non dobbiamo utilizzare questo account, dobbiamo utilizzare un nuovo account. Quindi, quello che possiamo fare è aggiungere un nuovo account. Non è necessario uscire dall'account attualmente attivo. Quello che possiamo fare è aggiungere un altro account, cliccando. Il sistema ci permetterà di accedere con l'account Itimedi. Quindi qui quello che faccio è aggiungere test, perché io ho un account di test, angelo.utile@itimedi.it. E così posso procedere, poi inserendo la password. Se invece il browser non ha già un account attivo Gmail, quello che faccio è magari ricercare l'home page del Google Classroom. Quindi Google Classroom, accesso, posizionarmi sull'home page e qui accedere. Quindi test.angeloinutile@itmedi.it. Inserire la password. Posso scegliere di salvare o meno la password. Il sistema in pratica quello che fa è mi dà delle informazioni. Ok, io clicco continua. Il sistema mi chiede praticamente se il mio ruolo sono uno studente o sono un insegnante. Ovviamente dobbiamo scegliere sono un insegnante. Dopo tale scelta ci troveremo nella home page del nostro sistema in cui saranno presenti tutti i corsi. Prima di analizzare nel dettaglio tale sezione, andiamo a cambiare la nostra password. In alto a destra abbiamo l'icona che ci permette di accedere al nostro account Google e quindi alla possibilità di gestire il nostro account. Attraverso l'opzione sicurezza potremo verificare gli eventi, ma soprattutto gli eventi intendo gli ultimi accessi e le ultime attività eseguite. Quello che andremo a fare è modificare la nostra password, digitando la vecchia password. Potremo inserire una nuova password. Scelgo di salvarla all'interno del mio browser. Dopodiché posso ritornare sulla mia home page. Qui è presente un primo corso creato dalla scuola per poter fornire indicazioni materiale per l'uso della piattaforma Google Suite. Iscriviamoci a questo corso, ovviamente in questo caso come studenti. Allora, quello che vedremo è praticamente la sezione più importante, ovvero quella dei lavori del corso. Qui sono disponibili in pratica dei documenti, dei video creati specificamente per il nostro istituto e altre risorse che saranno poi utili nel corso dell'utilizzo. L'ultima cosa che mostrerò in questo video è come partecipare ad un meeting. La partecipazione a un meeting può essere fatta attraverso l'app che può essere installata sui nostri dispositivi o attraverso il nostro notebook o PC. Attraverso l'app Meet, okay, il sistema mi proporrà gli eventuali video lezioni o meeting pianificati attraverso l'applicazione calendario, oppure mi permetterà di partecipare ad una riunione, ad esempio ad una riunione
live con altri docenti. In tal caso, quello che posso fare, se devo partecipare ad una riunione già creata da un altro docente o dalla dirigenza, e indicare il codice che mi viene fornito in un'email.